Una settimana anomala che non condurrà alla consueta partita domenicale per via del torneo di Viareggio e della sosta stabilita da calendario. Il Campobasso ne approfitta per ricaricare le batterie, recuperare qualche acciaccato e organizzare al meglio la trasferta di Senigallia del prossimo 18 febbraio. Un successo, l'ultimo sul Roma City, che ha lanciato buoni segnali ma anche qualcuno negativo, come la sofferenza dovuta alla paura subentrata nei minuti finali. Siamo partiti bene, come lo abbiamo fatto anche con l'Atletico Ascoli, come poteva succedere con l'Atletico Ascoli di fare 2-3 gol, però purtroppo poi forse fine primo tempo un po' di calo fisiologico, nel secondo tempo bene, l'ultimo quarto d'ora di nuovo mi è sembrato di tornare a Senigallia alle prime partite quando ti subentrava quella paura. C'è anche da dire che loro, mi permetto di dire che è una squadra molto fisica, una squadra che comunque palleggia, gioca bene, forse ci ha lasciato un po' di spazio davanti, ma la conoscevamo, l'abbiamo preparata così. Rosario Pergolizzi sottolinea l'importanza di una vittoria che permette di mantenere la prima posizione assieme alla San Benedettese in vista dell'ultima parte di un campionato che si va sempre più avvincente. È un risultato importante che fa classifica, però questo ti fa capire che è un campionato duro. Alla ripresa i Lupi avranno, come detto, la difficile sfida contro la Vigor in esterna, mentre i marchigiani allenati da Lauro se la vedranno con il Fossombrone prima di due trasferte consecutive che culminerà con l'incontro sul campo del Riccione.